Allora, la prima che abbiamo raggiunto è Laura Melandri, una partita incredibile, Laura. Ne abbiamo viste tre in una, non lo so cosa sia successo. 2-0 per voi in salita, eravate riusciti a recuperare, poi il tie break è andato a Casalmaggiore. Accanto, quali sono le tue impressioni di questa partita veramente molto strana, molto, molto giocata in varie fasi, diverse l'una dall'altra? Allora, penso che sicuramente siamo entrati in campo con un atteggiamento non giusto, nel senso che i primi due set non eravamo noi e non possiamo permettercelo, quindi dobbiamo riesaminarci e capire cosa è successo, perché non si può iniziare la partita nel terzo set, quindi questo sicuramente è un demerito nostro. Quindi Casalmaggiore avanti con merito 2-0, con demeriti vostri, stai dicendo, poi però... Sì, sicuramente loro hanno fatto bene, però... Con molti demeriti. Penso io è che secondo me noi non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. Soprattutto l'atteggiamento, dicevi, di come siete entrati. Poi però piano piano... Sì, sicuramente loro senza Bosetti hanno avuto un po' di difficoltà, sia il Ricci che in attacco, è il loro giocatore di equilibrio, e tra l'altro le faccio in bocca al lupo. E quindi sicuramente siamo state brave ad approfittare di questo momento, ma non siamo rimaste lucide fino in fondo, quindi sicuramente loro hanno giocato una partita equilibrata e noi invece un po' troppi alti e bassi. Tie break, quando sappiamo tutti che i tie break non si può scommettere una lira prima che comincino su chi vincerà, no? Però forse a quel punto si poteva pensare che la partita l'avesse girata. Ecco, è mancato forse un pizzico di convinzione in più, oppure non lo so, anche perché poi avete cambiato avanti 8-6, siete stati avanti ancora 11-9. Vi è mancato qualcosa nel finale, correggimi se sbaglio. Sì, sicuramente, il tie break è una partita a sé, quindi bisogna essere coscienti di questo, e noi sul punto a punto un po' manchiamo in qualcosa, probabilmente dobbiamo trovare qualche meccanismo in più e quindi ci lavoreremo sicuramente. L'ultima cosa... Siete due squadre che siete affrontate con 4 punti, ci sono altre squadre davanti, insomma, tanto equilibrio, tante sorprese. Che tipo di campionato ti aspetti? Oppure quando è che si potrà dire questa classifica comincia già ad essere di un certo valore o da vedere? Io penso che al momento il campo ha dimostrato che Conegliano e Novara hanno già un buon assetto di squadra e stanno facendo molto bene, sono in testa alla classifica. Seguono sicuramente le altre, però c'è un grosso equilibrio nella seconda parte della classifica, quindi secondo me è un campionato dove si può non si può mai abbassare la guardia, è molto equilibrato. Grazie, ciao.